Eccoci qua, dovremmo essere in diretta. Allora, siamo qua per discutere, affrontare insieme le questioni che ci interessano in questo appuntamento che si rinnova ormai ogni mercoledì e sta diventando una tappa fissa. Questa sera ho il piacere di avere come ospiti Massimiliano Paleari, consulente e ricercatore storico e autore del libro La Bibbia, una storia inventata, che ho già avuto il piacere di avere come ospite altre volte e con il quale ho anche delle questioni in sospeso da approfondire, di Alessandro De Angelis, scrittore, conferenziere, ospite di molte trasmissioni radio-televisive e soprattutto grande ricercatore appassionato della figura del Cristo storico. L'argomento di questa sera parte da una questione che interessa molte persone, e cioè se Gesù sia esistito realmente oppure sia soltanto un personaggio letterario. Entrambi i miei ospiti, nella posizione di atei, convergono sull'esistenza storica di un personaggio di nome Gesù di Nazareth. Ciò su cui invece divergono è proprio quello di cui parleranno questa sera, ciascuno esponendo le proprie tesi, e cioè su chi sia stato realmente tale personaggio. Quindi cominciamo e diamo la parola a Massimiliano Paleari, che ci illustrerà i risultati, diciamo, delle sue ricerche. Prego, Max. Benissimo, grazie Barbara. Ciao, ciao Alessandro e Ciao, buonasera. Massimiliano. E buonasera a tutti coloro che seguiranno questa diretta o che poi comunque seguiranno più tardi il video caricato sui rispettivi canali e su Facebook. Sì, l'argomento di stasera è particolarmente interessante perché andiamo a trattare un tema che tocca molto da vicino la nostra cultura, perché che noi si sia atei come sottoscritto, come credo anche appunto Alessandro, che si sia agnostici o che si sia cristiani, comunque siamo tutti più o meno immersi all'interno di una cultura di origine giudaico-cristiana. E quindi chiederci chi fosse realmente questo Yeshua ben Joseph, cioè Gesù di Nazareth o Gesù Nazoreno, a seconda dei punti di vista, e soprattutto a monte, se questo personaggio sia effettivamente esistito, e poi ancora qual è la differenza tra il personaggio, tra il vero profilo biografico di questo personaggio, se esistito, e il Gesù dei Vangeli. E poi ancora il Gesù della fede, come sapete bene, sono argomenti molto, molto interessanti, sui quali da secoli ormai vengono scritti fiumi di inchiostro, attorno ai quali il dibattito è apertissimo, con una ridda di posizioni tra di loro anche molto diverse. Come diceva Barbara, io penso che una figura storica, a partire dal quale poi fu costruito il Gesù della fede, il Gesù della fede cristiana, il Gesù della fede paolina, sia effettivamente esistito. Dico subito però che a mio parere, e non soltanto a mio parere, ma anche è un parere condiviso da tantissimi storici e cultori della materia, la differenza tra il Gesù storico e il Gesù della fede è talmente ampia che possiamo tranquillamente parlare di un'invenzione di Gesù di Nazareth, e questa frase, questa affermazione non è in contraddizione con la storicità del personaggio, proprio per le differenze abissali che adesso, di cui adesso inizieremo a trattare, che esistono tra i due Gesù. E quello attorno al quale probabilmente divergo invece da Alessandro, mentre sul resto, quello che ho detto finora, credo che siamo sostanzialmente d'accordo, è che io non ritengo, alla luce delle fonti disponibili, che sono sì quantitativamente abbastanza rilevanti, ma che sono tutte alquanto incerte e alquanto oggetto di manipolazione secolare, ecco, io non credo che sia possibile individuare con esattezza le parentele, i rapporti di parentela di questo personaggio. Poi Alessandro ci dirà la sua, ovviamente, lo ascolterò con attenzione.
A me interessa più cercare di capire, forse più modestamente, chi era, o meglio, che cosa pensava e che cosa voleva, al di là poi di chi fossero i suoi genitori, che ruolo ricoprissero all'interno della società ebraica. E quindi vediamo un po' adesso di calare nel merito la direzione. Sì, innanzitutto ti ringrazio Massimiliano per avermi chiesto questo confronto pubblico. Io la prima volta che faccio un confronto con un ricercatore, quindi siamo allineati sulla ricerca storica, e mentre tutti gli altri confronti che ho fatto, li ho fatti sì davanti a interi istituti teologici, con professori, decani, esperti di ugaritico, di ebraico, di aramaico, eccetera, eccetera, con docenti universitari, direttori centri studi biblici, eccetera, eccetera. E mi sono trovato molto in difficoltà perché davanti alle scoperte storiche che ho fatto, sono rimasti tutti quanti basiti, dopodiché la loro unica risposta è stata: Alessandro, non sono al tuo stesso livello di ricerche, cercherò di approfondire i tuoi studi e poi ci risentiremo per dare una risposta. Risposte che poi non sono mai arrivate da parte di nessuno. Anzi, dal 2014 ho cercato tantissime persone per fare un confronto e avendo fatto confronti con personaggi di spicco, almeno in Italia, ma anche all'estero, con Don Milingo. Periodo stavo sempre in televisione, Massimiliano, tu forse questo non lo sai, con il professor Danilo Valla, con il preside del Ca' Foscari di Venezia e del Laurenzianum della Pontificia Università Gregoriana di Roma, Gianluigi Pasquale, con Padre Gentile, con il direttore Centro Studio Biblico Alberto Maggi e tanti altri. Beh, sono rimasti tutti quanti basiti da queste scoperte, nessuno di loro è entrato nel merito di queste scoperte per cercare di confutarle. Usiamo lo stesso metodo, tra l'altro, di analisi sul Gesù storico. Io mi allaccio proprio agli eventi storici. Ho dovuto fare un lavoro di comparazione. Io, mio figlio, sono 15 anni che ci occupiamo del Cristo storico, e quindi mettendo in comparazione tutti gli apocrifi del Nuovo Testamento con Tito Flavio Giuseppe, altri storici e i Vangeli canonici, ovviamente, e queste scoperte hanno subito un punto di svolta nel 2013, quando rileggendo, leggendo anzi, Tito Flavio Giuseppe in Antichità giudaiche, mi accorsi anche in Guerre giudaiche che Flavio Giuseppe parlava di una cospirazione che ci fu ai danni del re Erode il Grande. Questa cospirazione fu ordita intorno tra il 5 e il 6 avanti Cristo. Ne parla Tito Flavio Giuseppe, che era storiografo, sommo sacerdote, nonché comandante durante la prima guerra giudaica e coevo di Gesù, e secondo le nostre ricerche erano imparentati, tra l'altro, questi personaggi. Ne parla sia nel Testimonium Flavianum, su cui hanno discusso tantissimi studiosi, e il risultato è che sia parzialmente interpolato, sia riguardo di Gesù, fratello di Giacomo, ma soprattutto quello che sfugge a tutti è che poi parla anche di un Gesù morto nel 68 durante la prima guerra giudaica, e questo Gesù viene chiamato Gesù Gamala. Ma vediamo a questa cospirazione che cosa ci narra Tito Flavio Giuseppe. Ci narra il fatto che il re Erode il Grande scoprì una cospirazione fatta ai suoi danni, una cospirazione che fu fatta dal suo primo figlio Antipatro, che aveva quasi 50 anni in quel periodo e era stato legittimato come successore, come suo successore da re Erode il Grande. Ma Antipatro si lamentava del fatto che il padre non morisse mai e diceva: qui va a finire che muoio, morirò prima io che mio padre, non regnerò mai.
E in questa cospirazione fu coinvolta anche la terza moglie del re Erode il Grande, ovvero Maria, figlia di Simone, sacerdote di Alessandria d'Egitto, a sua volta figlio di Boeto. Quando sentì questa cospirazione, che in questa cospirazione fu coinvolta anche Maria, rimasi un attimo basito, perché feci due rapidi calcoli. Gerusalemme in quel periodo contava circa 120.000 abitanti. Di questi 120.000 abitanti, diciamo la metà statisticamente erano donne, 60.000. Ora si è sempre detto che Maria era un nome molto comune, ma in realtà poi così non è, perché gli studiosi, facendo le ricerche su Gesù, su Maria, hanno utilizzato sempre o guerre giudaiche, libri di questi storici, o i Vangeli o la Bibbia, ma in maniera specifica parlando del coinvolgimento di alcuni personaggi legati ad alcune casate familiari che discendevano da un Gesù, sommo sacerdote, che fu liberato dal re Ciro il Grande nel 537 avanti Cristo, dopo la prigionia, i 50 anni della cattività babilonese, da parte di Nabucodonosor, dove imprigionò i personaggi più importanti di classe regale di Gerusalemme, portandoli a Babilonia. E uno di questi sommi sacerdoti si chiamava Gesù, padre a sua volta di Gioacchino. Nomi che poi si ripeteranno nei Vangeli, tutti questi nomi qui. Da questi personaggi sono arrivato fino al Gesù dei Vangeli, poi vedremo un attimo queste genealogie, come saranno coinvolte anche con gli epitodi che acquisiranno questi personaggi. E dicevo, questa Maria, mettiamo anche fosse un nome così comune, no? Uno su dieci, una donna su dieci si chiamava Maria, abbiamo 6.000 Marie, ma anche esagerando, avendo 10.000 Marie in tutta Gerusalemme, ma quante di queste, Massimiliano, potevano essere coinvolte in una cospirazione contro il re del Grande? E la grande frottola che ci hanno sempre raccontato, qual è stata, Massimiliano? È stata quella di dirci che Erode cercava Gesù, Giuseppe e Maria perché aveva paura che Gesù lo potesse detronizzare. Un neonato senza esercito, che come poteva detronizzare un re che aveva un esercito così potente, con cui aveva sconfitto tutti i suoi avversari, nonché l'appoggio di tutte le legioni romane, tanto che fu messo poi al fatto re da Marco Antonio e consacrato da Ottaviano. E quindi era una cosa improponibile, non aveva nessuna logica che Erode cercasse questo Gesù lo voleva uccidere per paura che potesse detronizzarlo. In questa cospirazione che cosa accadde? Che un certo Teudione, che era lo zio di Antipatro, primo figlio del re Erode il Grande, figlio di Doride, prima moglie di Erode il Grande, prese un veleno dall'Egitto e con questo veleno cercarono di avvelenare il re. E Tito Flavio Giuseppe ci dice che i fratelli di Maria, Iozar e Lazzaro, sottoposti a tortura, confessarono l'implicazione di Maria in questa cospirazione. Tanto che Erode il Grande diseredò il primo figlio che ebbe da questa Maria Boeto, che era Filippo, il famoso Filippo, lo chiameremo Filippo II per non confonderci, che sposò Erodiade, dal cui matrimonio poi nacque Salomè, che sposò un altro Filippo, figlio di Cleopatra di Gerusalemme, di Erode il Grande, che ebbe poi alla morte di Erode il Grande una tetrarchia e che, come vedremo, era cugino invece di Gesù. E tra l'altro regnava sulla Gaulanitide, dove c'era proprio il monte Gamala, epiteto che avrà poi Gesù, e nei Vangeli sappiamo bene che si parla di Gesù che quando era nella sua città lo volevano gettare da un precipizio, ma sappiamo anche che Nazareth è in pianura, non si trova su un'altra
su un'alta montagna, non abbiamo attestazioni archeologiche di una città, Nazareth, se non pochissime cose da un punto di vista archeologico che ne potevano fare poco più di un piccolissimo villaggio. E quindi questo epiteto è un epiteto che ebbe proprio perché trascorse dopo la morte di Erode il Grande e dopo che fu destituito Archelao, altro figlio di Erode il Grande, passò proprio la sua infanzia nella Gaulanitide, dove venne a contatto poi con quelli che saranno gli zeloti coinvolti nella prima guerra giudaica. A quel punto si poteva riuscire a capire il vero motivo per cui Erode il Grande potesse avere la causa per cui Erode il Grande cercava Gesù, Giuseppe e Maria per volerli uccidere. E sempre tramite Tito Flavio Giuseppe, noi li sappiamo dalle Yeshutole, da Celso, eccetera, eccetera, che Gesù, dai Vangeli stessi, era figlio di Giuseppe, non di Erode il Grande, che era nato da adulterio. Altra informazione che ci viene data è che aveva un epiteto di pantera, questo personaggio, e che era un soldato romano. Bene, cosa ritrovo in Tito Flavio Giuseppe? Mi ritrovo Giuseppe, cugino del re Erode il Grande, ufficiale romano sotto il governatore Varo insieme a Rufo e Grato, che sedarono una rivolta dei giudei. A quel punto c'era anche un Giuseppe, che era un soldato ufficiale romano, e usavano epiteti come quello di Pantera, legati poi simbolicamente anche all'Egitto. Ci viene parlato di un adulterio da parte di questo personaggio che abbiamo identificato con Giuseppe, da cui Maria rimase incinta. Ovvio che Maria appoggiò la cospirazione di Antipatro, o lo fecero insieme, contro il re Erode, perché con la pancia che gli cresceva Erode il Grande avrebbe ucciso immediatamente Maria, così come aveva ucciso una sua seconda moglie precedentemente, che si chiamava sempre Maria Asmonea, che, guarda caso, lasciò in custodia a uno zio che si chiamava Giuseppe, che fu accusato dalla sorella di Erode il Grande, Salomè, moglie di questo Giuseppe, che aveva avuto relazioni di adulterio con lui, per cui uccise sia questo Giuseppe che la sua seconda moglie Maria Asmonea, da cui ebbe due figli, Alessandro e Aristobulo, che uccise per cospirazione contro di lui poi nel 7 avanti Cristo. Questo Aristobulo, tra l'altro, sposò una figlia di Salomè, sorella dell'Erode il Grande, Berenice, e da questa relazione nacquero proprio Erodiade, Agrippa, Erode Tigalcide e un'altra Mariamne, tutti personaggi molto importanti nelle vicende dei Vangeli. A questo punto decidemmo, io e mio figlio, di andare a vedere le parentele di questa Maria, figlia di Simone, figlio di Boeto. Beh, ci siamo ritrovati in braccio tutti i personaggi dei Vangeli, signori, da Giovanni Battista, da Elisabetta, Nicodemo, tutti questi personaggi appartenevano alla famiglia dei Boeto e degli Oniadi, e avevano tra l'altro anche degli epiteti come quello di Cleopatra. Neemia, capitolo 12 della Bibbia. Dicevo, si parla di delle famiglie che vengono liberate da parte del re Ciro il Grande. Tra queste c'era Gesù. Questo Gesù ebbe un figlio, Gioacchino. Da Gioacchino arriviamo con la genealogia fino a Iagua. Tutti sono i sacerdoti, eh? E sappiamo che Gesù era un sommo sacerdote. Questo Iaddua incontrò addirittura Alessandro Magno, avevano paura che potessero ucciderlo, il popolo, e invece Alessandro Magno riconobbe il dio di questo Iaddua e lo abbracciò.
Ne parleremo, Massimiliano, in, quando parleremo dell'Antico Testamento, il Dio che, tu sai che fino alla riforma di Giosia, i dei che venivano adorati da Israele erano Yahweh e Baal. Gesù altri, fece un ritorno, cosa? Anche altri, non solo loro. Anche altri, però questi in misura maggiore, poi l'approfondiremo quando parleremo dei patriarchi biblici, che rimporteranno in Egitto il dio Baal, sotto forma proprio di Aton, Baal Adad, perché Baal è come epiteto, un epiteto generico che significa signore. Dagli Addo abbiamo Onia primo, Simone, Onia secondo, e questi Onia avevano il soprannome di Giusto. Onia secondo ebbe un figlio, Simone Giusto. Questo Simone Giusto ebbe tre figli. Gesù. Quindi da Gesù torniamo a un altro Gesù. Guardate sempre come si rincorrono i nomi, no? Come Gioacchino, figlio di quel Gesù, che abbiamo un Gioacchino che sposerà Sant'Anna. Dicevo, Gesù, Lisimaco, Onia terzo e Menelao. Gesù cambiò il suo nome in Giasone. Tentarono erano degli ellenizzatori, si alleò con il re Seleucide Antioco IV, tanto che lì ci furono poi i Maccabei che cercarono di contrastare Antioco IV, ci fu una vera e propria guerra che porterà poi ad avere sul sommo sacerdozio e come re proprio questi Maccabei, da Giuda Maccabeo, Alessandro Giovanni Ircano I, Alessandro Ianneo, Giovanni Ircano II, che tra l'altro era il padre di Alessandra Maccabeo, che era la madre di quella Maria Asmonea, seconda moglie del re Erode il Grande, da cui nacquero Alessandro e Aristobulo, due gemelli che furono uccisi dal re. Bene, stiamo vedendo che tutti questi personaggi avevano l'epiteto di Giusto. E noi, nella nostra ricerca nei Vangeli, abbiamo trovato Gesù con l'epiteto di Giusto. Giacomo, fratello di Gesù, detto il Giusto. Giuda, probabile figlio di quel Giacomo, detto Giusto. Giuseppe, Barzabba, Giusto. Appartenevano tutti quanti a queste casata degli Oniadi, chiamati anche il Giusto. Non solo, ma Giovanni Battista, nel Talmud ci viene detto che era nipote di Onia. A quel punto abbiamo... Alessandro, scusami se ti interrompo, ma allora hai detto delle cose, molte cose anche interessanti, ma diciamo che voi allora noi, perché noi comunque tu quando hai fatto queste tue ricerche ti sei basato sicuramente su delle fonti, ma che valore possiamo dare a queste fonti da cui tu hai pervenuto tutti questi dati, che poi hai cercato anche di mettere insieme, delle volte nel cercare anche di mettere insieme le cose non c'è anche il rischio poi quando si vuole trovare per forza una prova, una di andare poi... Non in questo caso, Barbara, perché le prove erano, le prove erano molte a questo punto, che abbiamo visto vengono in questa genealogia. Abbiamo gli Oniadi, i Giusti, i Boeto e tutti questi personaggi appartenevano a queste famiglie qui, anche ai Clepatros, ma soprattutto Tito Flavio Giuseppe, raccontandoci l'appartenenza di Maria, non mette in mezzo Gesù, non ci dice che questa Maria era figlia di Gesù, ma gli scritti di Tito Flavio Giuseppe sono stati per secoli nelle mani dei padri amanuensi, che hanno fatto una bella opera censoria di tagli e rimaneggiamenti aggiunte su questi scritti per mistificare la realtà. Quindi, cosa fa un detective quando deve scoprire l'assassino? Si basa su vari indizi, e quegli indizi, se tre indizi fanno una prova, quegli indizi non è che ne abbiamo trovati tre, ne abbiamo trovati a bizzeffe.
Facciamo un altro esempio. Eppure, cioè, anche Massimiliano ha fatto delle ricerche, a te Massimiliano, dai dati delle tue ricerche. Sì. Proviamo a spezzare Alessandro così diventa. Sì, poi vado avanti. Sì, poi vai avanti, ma io ti ascoltavo con interesse, ci si rischia di perdere nelle tue ricostruzioni e che sicuramente hanno comportato, come tu dicevi, studi approfonditi e via discorrendo. Però fammi dire due o tre concetti, sì. Alessandro, poi ti lascio parlare ancora. Due o tre cose tra quello che hai detto mi stonano un po' e ti spiego. Allora, intanto tu sai bene che nella Bibbia il nome Gesù, il nome Giosia e il nome Giosuè sono sostanzialmente intercambiabili, cioè sono, come dire, dizioni diverse dello stesso nome. E ho notato che tu hai messo assieme personaggi con le tre dizioni dicendo sono Gesù, cioè si chiamavano tutti in quel modo. Benissimo, è vero. Ma questa è la prova che quello era un nome molto molto comune nell'ebraismo del secondo tempio, dai tempi della monarchia fino all'esilio, il post-esilio. Tra quelle famiglie, in altre famiglie no, Massimiliano, è questo che ha gettato. Okay. Poi, guarda, se mi permetti una battuta, leggevo qualche tempo fa di un genetista che diceva che all'epoca di Gesù, del nostro, tra virgolette, Gesù, qualunque abitante della Palestina, della Giudea, poteva dirsi avere tra i propri ascendenti Davide. Cioè, questa cosa anche di voler a tutti i costi ricostruire delle genealogie che vanno indietro fino al tempo di Davide ancora prima, trova un po' il tempo che trova, perché ripeto, tutti quanti, anche perché non erano tantissimi, all'epoca dell'inizio della monarchia erano veramente poche decine di migliaia di abitanti, quindi dopo mille anni, qualunque abitante della Palestina sicuramente aveva tra i propri antenati un eventuale Davide storico, ammesso che sia esistito, ma questi sono dettagli. Dove trovo che la tua ricostruzione affronti qualche difficoltà è invece nel momento cruciale attorno al cosiddetto anno zero, perché tu mi parli contemporaneamente della rivolta del 6 dopo Cristo, cioè la rivolta che avviene a seguito del censimento di Quirinio e i giudei, come hai detto tu giustamente, si ribellano. Ma poi mi colleghi quell'episodio con gli ultimissimi anni convulsi del regno di Erode il Grande, che tu hai ricostruito bene, cioè il 6, il 5 e il 4 avanti Cristo. Hai mixato eventi del 6, del 5 avanti Cristo, tutti reali nella sostanza, quelli che hai raccontato, con eventi del 6 dopo Cristo, mettendo assieme le situazioni e incollandole tra di loro. È lì che io non mi trovo molto con la tua ricostruzione, capito? Sì. Allora, innanzitutto non l'ho collegata al censimento di Quirino, ma a una rivolta dei giudei che non viene specificata da parte di Tito Flavio Giuseppe. Infatti avvenne, secondo me, subito dopo la morte del re Erode il Grande, questa rivolta, e Tito Flavio Giuseppe ci parla di altri due ufficiali sotto il governatore Varo poi entrerà anche nel censimento di Quirino, che erano Rufo e Grato. Sì, è vero quello che dici tu di ripetersi di questo nome, dell'intercambiabilità dei nomi, ma come ho detto prima, proprio nello specifico rapporto a quel Gesù sommo sacerdote, da cui abbiamo tutti questi vari Gesù che poi ritroviamo tutti i sommi sacerdoti di Israele dopo la cattività babilonese. Però un'altra cosa, tu prima anche hai citato la dinastia dei sommi sacerdoti Oniadi.
tu sai bene che a un certo punto questi sacerdoti, questa famiglia viene esiliata in epoca ellenistica, al tempo dei Seleucidi, e tant'è che si forma un sacerdozio concorrente in Egitto con Onia III, se non vado errato, se la memoria non mi inganna. È Onia IV che fondò il Tempio di Leonardo. Onia IV, perfetto, esatto. Quindi a un certo punto si interrompe questa linea, cioè a Gerusalemme questa linea si interrompe e si trasferisce in Egitto, e siamo nel terzo secolo avanti Cristo. Secondo secolo avanti Cristo. E quindi come fa poi questa linea parentale a essere collegata con le vicende di Gerusalemme, con le vicende del sacerdozio gerosolomitano attorno all'anno zero? No, è la discendenza, Massimiliano. Dunque, una cosa importante che ho detto prima è che, dovremmo collegare subito a un Cleopa, che è Teuda, che è il secondo marito di Maria, che sposerà per Levirato dopo la morte di Giuseppe. Questa Maria Boeto, Maria moglie di Erode, ebbe Erode Filippo II, che sposò Erodiade ed Erode il Grande, Gesù da Giuseppe, quindi erano fratellastri Erode che sposò Erodiade e Gesù. Alla morte di Giuseppe sposò un certo Teuda, chiamato anche Cleopa, da cui ebbe anche altri quattro figli: Giacomo, Giuda, Giuseppe, Simone e due figlie femmine di cui non sappiamo il nome. Se non in fonti agiografiche sembra che una potesse chiamarsi Maria anche lei, ma lasciamo perdere, questo non è assolutamente importante. E quindi risulterebbe Gesù imparentato con questi altri quattro fratelli da parte materna, quindi Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda e due figlie femmine, e fratelli da parte materna, cugini da parte di paterna, in quanto questo Teuda era il fratello di Giuseppe. Qui siamo sulla seconda, sull'Apocalisse di Giacomo, che è un apocrifo, e viene detto, è qui che poi riuscì a collegare un po' tutto quanto, questo è il discorso pronunciato in Gerusalemme da Giacomo Giusto, Giacomo fratello di Gesù, ci viene detto da Giuseppe Flavio, è scritto da Mareim, uno dei sacerdoti, egli lo narrò a Teuda, padre di questo Giusto. Quindi sappiamo che Teuda era un fratello di Giuseppe, era il padre di questo Giacomo e quindi anche di Simone, Giuseppe, Giuda e le altre due figlie, e aveva l'epiteto di Cleopa, tanto che poi Eusebio di Cesarea ci parla anche di Simone, di Cleopa, e tanto che Maria, poi ce la ritroveremo nei Vangeli come Maria di Cleopa, quando proprio sposerà questo personaggio. E la Maria dei Vangeli ebbe gli stessi identici quattro figli con gli stessi nomi, abbiamo fatto la ricerca su questo proprio, con gli stessi quattro figli, Giacomo, Giuda, Simone e Giuseppe, che ebbe con Maria di Cleopa quando sposò Cleopa. Egli lo narrò a Teuda, padre di questo Giacomo Giusto, poiché era suo parente. E qui, sempre nella seconda Apocalisse di Giacomo, quando Gesù andò a casa di Maria, sua madre, senti che cosa si dice. Gesù entra a casa di Maria e saluta Giacomo e gli dice: salve fratello mio, salve. E Maria gli risponde a Giacomo: non ti stupire che egli ti abbia chiamato fratello mio. Voi siete stati entrambi allattati dal mio seno. Egli infatti è il figlio di tuo zio. Quindi sappiamo che Giuseppe era il fratello di questo Teuda che poi Maria sposò per Levirato alla morte proprio di Giuseppe. Infatti Giuseppe poi scompare, quel Giuseppe, dalla storia dopo quel racconto in Tito Flavio Giuseppe, quando sederà quella rivolta. Torniamo un attimo invece, facciamo un passo indietro al secondo secolo avanti Cristo, quando ci fu
il processo di ellenizzazione portato avanti da quel Gesù, che cambiò proprio il suo nome in Gesù Giasone, che tolse il sommo sacerdozio a suo fratello Onia III, padre a sua volta di Onia IV, costruirono, sappiamo, il tempio a Leontopoli. Bene, quel Gesù Giasone, poi fu fatto fuori e esiliato a Sparta da Lisimaco, un altro fratello di questi personaggi, un Lisimaco da cui poi siamo arrivati attraverso la ricostruzione genealogica, addirittura Giulio Tiberio Alessandro, figlio di Alessandro Maggiore e di Filone d'Alessandria, guarda caso tutti di Alessandria questi personaggi, e di Lisimaco, che era Giulio Tiberio Alessandro, capo di Stato Maggiore di Vespasiano, e comandava ben 5 legioni, e fu lui a decretare durante la prima guerra giudaica che Vespasiano fosse eletto tra l'altro re. Dicevo, durante questo Gesù Giasone, e lì entreranno in gioco anche i Maccabei, ebbe un figlio, Antipatro. Antipatro era il padre di Antipa, governatore dell'Idumea, che nonché stratega del re Alessandro Ianneo. Ci fu un evento molto particolare chiamato Guerra degli Scettri. Questa Guerra degli Scettri fu combattuta alla morte di Tolomeo VIII e Vergete, che lasciò il suo regno al figlio Tolomeo IX. La moglie Cleopatra III si alleò con Alessandro X, Tolomeo X, contro Tolomeo IX per togliergli il regno. E durante questa battaglia Alessandro Ianneo prese le parti della regina Cleopatra III e di Alessandro X. Bene, Alessandro Ianneo era lo stratega di questa regina, ma anche i loro discendenti erano generali di questa regina, come Anania e Echia. Ecco perché abbiamo dovuto fare una ricostruzione storica su tutti questi eventi. E questi sì, ci siamo basati proprio sulla storia, sui vari eventi. Sei molto dettagliato, dai delle informazioni molto dettagliate. E quando parli di ricostruzione, effettivamente forse un po' di ricostruzione c'è, nel senso che ovviamente, ragazzi, è talmente complessa la storia che se uno non legge i nostri libri rimane spiazzato. Ecco perché poi tutti quelli con cui ho fatto confronti non sapevano seguirci, perché erano cose che talmente di nicchia che poche persone conoscono come approfondimenti. Bene, dicevo, Antipa, figlio di Antipatro, e quindi nipote di quel Gesù che cambiò il nome ellenizzandosi in Giasone, fratello di Menelao, di Lisimaco e di Onia III, era lo stratega di Alessandro Ianneo, e lì probabilmente allacciò legami di parentela proprio con i figli della regina Cleopatra III o di Alessandro X. Tant'è che poi ci ritroviamo nella genealogia i nomi di questi re e regine proprio nella genealogia degli Erodiani, perché Antipa era il padre di 3 figli. Uno era Faglione, il padre di Giuseppe, padre a sua volta di Gesù, ma non solo. Abbiamo ricostruito tutte le genealogie. Padre anche di Cleopatra. Cleopatra a cui di Gerusalemme è stato tolto tutto. Alessandro, perdonami. Gli è stato tolto completamente tutto, non si sa assolutamente niente. Alessandro, va benissimo. Questi, allora, stai dando informazioni estremamente dettagliate che prese singolarmente, pezzo per pezzo. Io non contesto affatto, solo che perdonami, è il filologico, perché noi dobbiamo parlare della figura storica di un Gesù, dobbiamo parlare del Gesù che poi fu trasformato nel Gesù della fede. Quindi tu in sostanza sostieni che il Gesù storico che poi si trasformò, viene trasformato nel Gesù della fede, era strettamente imparentato con gli Erodiadi, questo nella sostanza. Era un Erodiano a tutti gli effetti. Era un Erodiano a tutti gli effetti. Benissimo. Allora, va bene, cioè nel senso, io non ho elementi per escludere, non vorrei che il nostro dialogo stasera si basasse esclusivamente su questo. Io ti dico che
ho qualche perplessità nel ritenere che sia sicuramente così. Non ti dico nemmeno sicuramente non è così. Cioè, quello che però... Spero che tu leggerai i nostri libri, magari ci rientreremo, Massimiliano, in questo argomento. Quello che però vedo, cioè dalla lettura dei Vangeli, vedo una figura che sta lontana, tranne che nella fase finale, da Gerusalemme. Cioè, ma non è, voglio dire, non vorrei incentrare tutta la diretta su questo. Detto, una volta ricostruita questa cosa, come fai tu, a me interessa soprattutto capire, e magari lì abbiamo maggiori punti di convergenza io e te, quali erano gli obiettivi reali di questo Gesù della storia. E ripeto, secondo me su questo elementi invece di convergenza tra me e te ce ne possono essere, perché quello che ritengo io, che non è ovviamente soltanto la mia opinione, è che il Gesù della storia fosse sostanzialmente un pretendente al trono di Giuda con una prospettiva però di tipo messianico. E quando dico di tipo messianico non mi riferisco al significato che il termine poi assunse nel cristianesimo, ma mi riferisco al significato ebraico del termine, che è sempre collegato ad una prospettiva di palingenesi, di restaurazione del regno di Israele, del regno di Giuda, certamente con l'aiuto divino. La tua ricostruzione, che fai molto dettagliata, non è tutto sommato in contraddizione con questo scenario, perché chiaramente se uno riteneva a maggior ragione di essere di stirpe regale, avrebbe potuto tranquillamente aspirare al trono e collegarsi però ad una aspirazione, cioè ad un, come dire, ad un filone di pensiero messianico davidico, perché tu sai bene che per gli ebrei l'unica vera dinastia che avrebbe dovuto e potuto regnare su Gerusalemme era quella mitica discendente da Davide, tant'è che gli stessi Asmonei, che pur avevano cappeggiato inizialmente la rivolta contro il potere seleucide, ebbero sempre dei problemi da questo punto di vista e cercarono disperatamente di costruirsi una genealogia che gli permettesse di collegarsi a Davide, ma in maniera chiara, ma in realtà non erano discendenti davidici. E quindi, detto questo, vediamo un po' di capire esattamente che cosa voleva Gesù e soprattutto capire il metodo che possiamo utilizzare per capire che cosa volesse effettivamente Gesù. A mio parere il metodo è di nuovo quello storico critico, è quello che parte da un'analisi prima di tutto delle fonti quantitativamente più importanti che abbiamo, che sono, ahimè, le fonti cristiane, e cioè il Nuovo Testamento e i Vangeli apocrifi. Dico ahimè perché sappiamo bene che queste sono fonti ovviamente fortemente ideologizzate in una certa direzione. Quindi il lavoro che si può fare da questo punto di vista è quello di raschiare queste fonti strato dopo strato, cercando di scovare all'interno di esse gli indizi di un possibile reale profilo biografico di questo Gesù. E per trovare questi indizi ci sono dei sistemi. Un sistema è quello di andare a individuare tutti quegli elementi all'interno dei testi cristiani, quindi del Nuovo Testamento, che vanno a scontrarsi con l'ideologia, con il messaggio dominante che quei testi vogliono trasmetterci. Quei testi cos'è che ci vogliono trasmettere? Che Gesù è il fondatore di una religione universale, che il messaggio di Gesù si rivolgeva a tutti quanti e non soltanto all'elemento ebraico, che era un messaggio fortemente pacifista, che era e si considerava il figlio di Dio in senso letterale. Questi sono sostanzialmente i quattro grandi assi, i quattro grandi messaggi di questi testi.
Ma noi sappiamo che dentro, all'interno di questi testi, all'interno dei Vangeli, ci sono molti passi che contraddicono con questi messaggi principali. E quindi questi passi contraddittori hanno altissime probabilità, paradossalmente, di essere agganciati a dati biografici reali. Proprio perché, essendo in contraddizione con il messaggio principale, è difficile che siano stati inventati dai redattori dei Vangeli. Noi sappiamo che i Vangeli sono lo sbocco di una tradizione orale. Sappiamo poi che sono stati modificati nel tempo. Nel caso migliore passa qualche decennio tra la morte di Gesù e la redazione di questi Vangeli. Qualche decennio può sembrare poco, ma all'epoca non c'erano sistemi di come dire, affidabili di trasmissione della memoria, se non la memoria orale, in mancanza di fonti scritte, e quindi bastavano pochi decenni per deformare anche in maniera sostanziale un profilo storico reale. Quando io dico che nei Vangeli ci sono elementi contraddittori con quei quattro messaggi, mi riferisco ad esempio al chiaro elemento romano, antiromano, scusate, che affiora qua e là all'interno dei Vangeli. È un elemento, quello dell'antiromanità, che i redattori dei Vangeli hanno fatto di tutto per far scomparire, per eliminare, eppure qua e là affiora. E il fatto che affiori torna al discorso che dicevo prima, cioè essendo in contraddizione questo elemento con il messaggio principale, ha ottime possibilità di essere vere. Di essere vero. A cosa mi riferisco? Ad esempio al Vangelo di Marco, che tra l'altro ha grandi probabilità di essere quello più antico. Nel Vangelo di Marco noi abbiamo in Marco 5, 8, 13 il famoso episodio di Gesù che libera un indemoniato dai demoni, appunto, che lo tormentavano, e trasferisce tutti questi demoni, ci dice il passo dei Vangeli, all'interno di un gruppo di maiali che erano al pascolo da quelle parti. E poi il testo ci dice che uno di questi aveva il nome di Legione, cioè uno di questi spiriti immondi che lui prende e trasferisce all'interno dei porci. Ora, il termine Legione, all'epoca come ora, definiva in maniera molto chiara un'unità militare dell'esercito romano, come sappiamo tutti. Quindi il fatto che ci sia questo episodio con un chiaro riferimento dispregiativo nei confronti dell'impero romano, legione collegata a dei porci addirittura, no? Porci, quindi animali impuri per l'ebraismo, è appunto un chiaro segnale di un chiaro messaggio antiromano, quindi filo ebraico, una storiella che stava bene in bocca ad uno zelota, comunque un combattente antiromano. Questo episodio si è salvato all'interno dei Vangeli, chissà come, forse perché era molto conosciuto e i redattori dei Vangeli non hanno potuto cancellarlo. Il fatto che si sia salvato a discapito della pericolosità di questo messaggio, perché poi ricordiamoci che tra la fine del primo e i primi decenni del secondo secolo il cristianesimo nascente aveva il problema di sopravvivere all'interno dell'impero romano, e quindi fece di tutto per far dimenticare, parere mio questo, l'origine fortemente antiromana che caratterizzava il personaggio da cui questa religione prende il nome. Ma poi ci sono altri episodi che vanno in questa direzione. Abbiamo il discorso delle spade, di cui ho già parlato. Qua e là affiorano queste spade, Gesù che dice a un certo punto ai suoi: chi non ha ancora la spada ma il mantello, vada a vendere il mantello e acquisti la spada. Sono episodi che affiorano qua e là come isole, che secondo me si sono salvate, ma che rappresentano o ci aiutano a capire quali erano le vere intenzioni di questo personaggio, che non era quello di fondare una religione universale,
perché uno che vuole fondare una religione universale non dice alla donna cananea: io non aiuto tuo figlio perché prima devo aiutare gli eletti e i cani non li aiuto. E soltanto nel momento in cui questa risponde: ma anche i cagnolini godono degli avanzi, allora si decide ad aiutarla. Ecco, questo ad esempio è un'altra isola che affiora all'interno del testo dei Vangeli. Mettendo insieme tutti questi indizi, questo è il mio parere, affiora una figura storica che era quella che dicevo all'inizio, di un pretendente regale, sicuramente antiromano, che cercò a un certo punto di far scoppiare una insurrezione a Gerusalemme, e l'episodio del Tempio in cui lui va a ribaltare i banchetti dei cambiavalute e dei venditori di animali destinati al sacrificio, che nei Vangeli viene derubricato ad uno scatto di ira momentaneo e personale, può darsi che nasconda invece qualcosa di più, cioè il tentativo di creare un'insurrezione. È chiaro che si tratta di ipotesi, certezze non ne abbiamo. Però, così come... Prego, Barbara, dimmi. Sì, vorrei fare una domanda, perché quando comunque noi andiamo a guardare queste cose con questo criterio e troviamo determinate cose che effettivamente contrastano con quello che è il messaggio conosciuto oggi del cristianesimo, effettivamente noi però partiamo già da un presupposto, perché quando noi ci chiediamo se è esistito veramente una cosa, in questo caso Gesù storico, è già una partenza un po' fallace, nel senso che prima di dire se esiste una cosa, noi dobbiamo prima definire questa cosa. Nel senso, se io dico voglio sapere se è esistito il Gesù storico, ecco che a quel punto vado a cercare questo Gesù storico. E nel cercare questo Gesù storico, volendo appunto andare diciamo oltre il Gesù religioso, magari vado a cercare dei dettagli proprio perché magari voglio cercare un personaggio che appunto contrasti con, o perlomeno vado a trovare delle informazioni che contrastano con quello che è il messaggio, e comincio a costruire un personaggio storico che contrasta con quello che è il messaggio. Ma se noi consideriamo che tale esigenza di trovare un messaggio da lanciare fosse comunque presente nel popolo ebreo prima sicuramente della nascita del cristianesimo, ecco che possiamo però noi in un certo senso giustificare anche il fatto che poi a un certo punto sia stato necessario per un gruppo di persone che magari si erano appunto distaccate dall'ideologia originaria, dare un messaggio differente, proprio perché magari quello che non poteva fare a un certo punto più la spada, forse poteva farlo un messaggio d'amore, forse a un certo punto gli umani si sono accorti. Ecco, io mi chiedo, è possibile in un certo senso questa cosa? E secondo me sì, è difficile escluderla, anche proprio in base alle vostre interpretazioni, al di là delle divergenze che potete avere o meno. Chi risponde per primo? Faccio venire e poi riprendo tutto il discorso. Ditemi voi. No, rispondi tu all'osservazione di Barbara, prima tu, prima io, come preferisci? No, rispondi tu, poi dopo prendo la parola e quindi ricostruisco un attimo, arriviamo fino al processo, la parte più importante di Gesù. Sì, allora, per quanto riguarda il discorso monte, cioè Gesù è esistito o meno, io confesso per un certo periodo di essere stato abbastanza attratto dall'ipotesi mitista o miticista, che dir si voglia. Oggi tendo a pensare invece, come dicevo prima, che un personaggio storico sia esistito, ma fondamentalmente per una ragione. Il Gesù che ci viene descritto negli stessi Vangeli canonici è abbastanza contraddittorio. Se fosse stato completamente inventato, credo che queste contraddizioni nel testo non le troveremmo, perché complicarsi la vita? Ecco,
Cioè, se qualcuno l'ha inventato tavolino, che bisogno aveva di inserire la frasetta di cui parlavo prima, il demone che si chiama legione e che va a finire all'interno di un maiale? Perché crearsi dei problemi con l'autorità imperiale con la quale il cristianesimo nascente dei primi secoli aveva abbastanza problemi e faceva di tutto per cercare di adattarsi sotto traccia. Quindi questo... Scusami, un attimo solo, mi scrivono alle 20:42 però, non si vede, ma si vede adesso la trasmissione? Sì, ti arrivano messaggi, puoi chiedere conferma a qualcuno se siamo in onda, se si vede? Anch'io ho ricevuto un messaggio una mezz'ora fa analogo e ho detto di cliccare sul link. Comunque va bene, la trasmissione è registrata, per cui dopo la possiamo caricare tranquillamente. Sì, no? Sì, in ogni caso la possiamo ricaricare. Echo, l'altro ragionamento... Conferme che si vede allora, Massimiliano, posso? Prego? Ho conferme che si vede. Ah, perfetto, bene. Ecco, l'altro ragionamento che faceva Barbara, se ho capito bene, come accade che un gruppo un gruppo sostanzialmente politico, nell'accezione che il termine politico poteva avere nella Giudea dei primi decenni del primo secolo, ovviamente il concetto di politica allora era strettamente intrecciato con quello di religione, perché un aspirante regale davidico e messianico metteva assieme l'aspetto politico e l'aspetto religioso. Come è potuto accadere che un gruppo con queste finalità poi si trasformi in una religione, come dire, dall'aspirazione universale che mette al centro l'amore, quindi che si spiritualizza in qualche modo? E qui bisognerebbe tirare in ballo degli psicologi, e in effetti degli studi di questo tipo ne sono stati fatti. C'è chi parla di rielaborazione del lutto. Noi ci dobbiamo immaginare un gruppo di seguaci, magari non tutti, di questo spirante regale, che a un certo punto, e qui credo di non essere d'accordo con Alessandro, perché lui ritiene che il personaggio sia vissuto lungo. Io invece ritengo che sia stato effettivamente crocifisso così come ce lo dicono, in effetti, in quanto ribelle al potere imperiale, perché il titolo Crucis questo ci riporta. Quindi io mi immagino un gruppo di persone che restano scioccate, tutte le loro aspirazioni crollano, i loro leader e anche altri compagni di avventura vengono messi in croce, perché è vero che quando si parla di e gli altri ladroni, non i due ladroni, perché la lezione originale parla di altri ladroni, le droni che poi sappiamo che in realtà può essere tradotto con briganti, e per i romani i briganti, i banditi potevano avere sicuramente anche una valenza politica, quindi erano dei rivoltosi in sostanza e per quello furono uccisi. Quindi dobbiamo immaginare questo gruppo scioccato. Spesso succede, questo gli psicologi ce lo dicono, in gruppi all'interno dei quali ci sono persone che hanno investito tantissimo da un punto di vista psicologico ma anche materiale. Questa era gente che aveva abbandonato le famiglie di origine, non ce le dobbiamo dimenticare, e che aveva investito tutto sulla possibilità di successo di questo aspirante. Crollano queste speranze, e allora due cose possono accadere: o il gruppo si scioglie completamente, ma noi lo vediamo anche oggi all'interno delle sette attuali, quanto è difficile abbandonare un gruppo coeso che magari si è seguito per anni tagliando i ponti con la propria vita precedente. Spesso succede, ripeto, lo vediamo anche oggi, che a dispetto di ogni evidenza fattuale, il gruppo, o perlomeno parte di esso, rielabori gli avvenimenti infausti e li vada a reinterpretare in un modo magari radicalmente diverso,
che però consenta al gruppo di poter dire non ci eravamo sbagliati, anzi questa è la strada giusta. Ho fatto tante volte l'esempio recentissimo dei testimoni di Geova, che a dispetto di continui errori nella data del giudizio universale negli ultimi 150 anni, sono ancora in piedi in quanto organizzazione religiosa, quando su un piano razionale avrebbero dovuto prendere atto nel momento in cui la fine del mondo pronosticata nel 1918 e così via non è avvenuta, si sarebbero dovuti sciogliere. Non è avvenuto, non avviene per altri gruppi settari. Certo, sono gruppi piccoli, ma anche il cristianesimo delle origini era un gruppo piccolo. Una volta superata la fase di shock dei primi 10-20 anni, se attecchisce un'altra narrazione, questa narrazione ha poi possibilità tranquille di potersi espandere, perché la generazione immediatamente successiva non è a conoscenza dei fatti diretti e quindi non c'è nulla di miracoloso e di estremamente straordinario nel fatto che una vicenda biografica che aveva tutto un suo percorso interamente ebraico si trasforma nel giro di relativamente poco tempo in una religione che assume rapidamente un connotato anti-ebraico. E anche questo ha una spiegazione storica, perché se noi pensiamo che il cristianesimo delle origini si diffonde grazie all'unità dell'impero romano e grazie al fatto che la diaspora ebraica era già da secoli radicata un po' in tutto il bacino del Mediterraneo, soprattutto ad Oriente ma anche ad Occidente. E sappiamo anche che attorno alle comunità ebraiche sparse un po' in tutto il Mediterraneo gravitava anche una certa aliquota di popolazione di origine non ebraica, i cosiddetti timorati di Dio, che però erano in qualche modo affascinati, incuriositi, mettetela come volete, da questa figura yavista del Dio unico. Non era l'unico culto che affascinava gli abitanti dell'impero, perché un po' tutti i culti dell'Oriente, un po' come avviene oggi con le mode buddiste o di altro tipo, New Age, eccetera, anche allora era un po' la stessa cosa. Ciò che arrivava da Oriente, prima il culto di Cibele, quello di Iside, poi quello di Mitra, quello cristiano. Quindi, ripeto, innestandosi poi all'interno delle comunità dell'ebraismo della diaspora, che attenzione, non va visto come un monolite, perché questo ebraismo della diaspora al suo interno conteneva vari approcci all'ebraismo stesso. C'erano sicuramente gli ebrei fortemente osservanti che, come dire, che ostacolarono la diffusione di questa nuova setta ebraica, perché all'inizio non era niente di più che una setta ebraica, ma poi c'erano tutti quegli ebrei fortemente ellenizzati che erano alla disperata ricerca di una forma di approccio alla religione che da una parte gli permettesse di non tagliare completamente i ponti con la propria tradizione originaria. E sicuramente il cristianesimo gli permetteva di fare questo, perché era comunque innestato sul solco delle sacre scritture ebraiche allora in via di definizione, ma nello stesso tempo questa nuova setta ebraica permetteva di potersela giocare meglio all'interno dell'impero, cioè con l'eliminazione delle norme di purità, il fatto che sostanzialmente agli ebrei osservanti era molto difficile banalmente ad esempio sedersi a tavola con dei gentili, e questo da un punto di vista sociale allora come oggi, perché anche allora gli affari si facevano a tavola, tanto per dirne una, era un problema, sembra banale ma era un forte problema, perché come dire, riduceva le possibilità di socializzazione e di integrazione. Ecco che quindi questo nuovo movimento diventa molto allettante per questa parte di ebrei ellenizzati, che poi si trascinarono dietro anche una parte di quei timorati di Dio che erano non ebrei ma che già si erano avvicinati all'ebraismo, ma con una certa circospezione, perché anche loro mal sopportavano le rigide norme di purità, quindi quelle sui cibi, la circoncisione e altre.
Ma il cristianesimo fino al terzo secolo rimane comunque un fenomeno di nicchia. Noi abbiamo la possibilità statistica di capire perlomeno approssimativamente questo. Fino al 250 il cristianesimo è statisticamente quasi irrilevante. E soltanto con la crisi del terzo secolo all'interno dell'impero romano che ha un balzo esponenziale, che viene cercato, c'è un tentativo di essere fermato questo balzo esponenziale, poi con la grande persecuzione di Diocleziano alla fine del terzo secolo, ma il tentativo fallisce e poi sappiamo che Licinio e Costantino decidono di scendere a patti con questa religione che comunque ancora all'epoca di Costantino si attestava attorno al 15% di adesioni all'interno dell'impero, non era assolutamente maggioritaria. Ecco, fatto questo excursus storico, ma soprattutto per cercare di far capire che non c'è nulla di estremamente straordinario e unico nell'affermazione del cristianesimo. Si trattò un po' di eventi fortuiti e un po' appunto contingenze storiche che al momento giusto si dipanarono all'interno del tessuto della storia. Poi ovviamente per chi crede questo è un segno del disegno divino, ma qui io mi fermo perché da ateo non posso seguire questo ragionamento, posso solo attenermi ai dati storici e agli indizi di cui disponiamo. Alessandro, vuoi aggiungere qualcosa? No, devo riprendere e ricostruire, arrivare fino al processo e alla morte di Gesù a questo punto. Questi personaggi che furono catturati da Nabucodonosor ben sapevano che il dio principale, il dio di Salomone, di Saul, di Re Davide, il dio di Mosè, era quell'Aton egizio, e ho portato prove poi, tra l'altro, che Mosè era fratellastro di Akenaton, ma di questo ne parleremo in un'altra puntata quando affronteremo l'Antico Testamento. Tant'è che molti costruivano tempi dedicati proprio al dio Baal Hadad, che diventerà Adonai, Adon, Aton in Egitto. Quando nel 629 il re Giosia riuscì il tentativo di monoteismo, quando uccise tutti i sacerdoti che appoggiavano il culto di Baal ed impose il monoteismo sul dio Yahweh. Questi personaggi furono catturati 30 anni dopo da Nabucodonosor, che Giosia aveva imposto il culto sul monoteismo su Yahweh, che tra l'altro era un dio minore, in quanto abbiamo poi scoperto che questo Yahweh, Yab in Mesopotamia o Yak in Egitto, altri non era che Avila, mentre Baal la deificazione del fratello Nimrod. Questi personaggi ben sapevano che il dio principale era proprio questo Aton Baal, il sole che ritroveremo, attenzione, poi anche come culto a Roma, proprio nei militari, con Mitra, perché era un culto solare, era il sole, lo stesso Mitra. Tu prima hai nominato molte parabole su Gesù. Dovresti aver letto anche che gli ebrei accusarono Belzebù di essere Gesù di essere un adoratore di Belzebù. E Gesù a sua volta disse a loro, loro invece erano adoratori del diavolo. Questi personaggi venivano chiamati anche, quindi parliamo di questi erodiani, anche quando stavano in Egitto, terapeuti o figli della luce o nazorei. Da lì abbiamo proprio il Gesù che poi hanno mistificato con la famosa Nazareth.
e non a caso venivano chiamati figli della luce per un ritorno al culto solare del dio Baal o dell'Aton egizio o del Mitra. Parliamo sempre degli stessi personaggi che verranno deificati e che cambieranno purtroppo nome a secondo dei luoghi dove verranno deificati. Ma qui si parla addirittura di un'origine poi di sincretismo che parte dai Sumeri con Utu che era il dio sole, con Nanna che era il dio lunare, che poi verrà sincretizzato su Avila con Yam, Yab, Yak in Egitto, dio lunare, o con Baal, il dio sole, Aton, il dio sole in Egitto, eccetera, eccetera. Quindi, che cosa fecero questi personaggi? Perché erano così invisi al popolo ebraico? Perché riportarono in Auschwitz, dopo 600 e rotti anni, il culto di Baal. Caro Massimiliano. E, tra l'altro, in una lettera, parliamo del processo di ellenizzazione, proprio di Onia con il re Areio, re dei Spartani, il re Areio dice ad Onia, guarda sempre Tito Flavio Giuseppe, abbiamo visionato i vostri documenti e abbiamo visto che abbiamo che proveniamo dalla stessa, abbiamo gli antenati in comune, antenati poi che si rifaranno a Peleg, figlio di Eber e di Azura, Peleg si formeranno poi la cultura proto-ellenica e il figlio di Peleg Can o Cain era addirittura qui nel Lazio, ma di questo, tutte queste tematiche le affronteremo in un altro contesto quando parleremo dell'Antico Testamento. Torniamo invece alla parte più importante della storia. Perché? Perché innanzitutto abbiamo visto che quel Teuda, fratello di Giuseppe, aveva l'epiteto di Cleopatro, proprio perché avevano allacciato, ma lo stesso poi figlia di Salomè, sorella di... Berenice, no? Sempre nomi di regine egizia. Scusa se ti interrompo, una domanda soltanto. Ho capito bene, cioè tu mi stai dicendo che secondo te Gesù... tentava di restaurare il culto di Baal, hai detto questo? Culto, sì. Sì. Su questo sono estremamente in disaccordo con te, dopo rispondo. Su questo sono estremamente in disaccordo con te, dopo risponderò. Scusami se ti ho interrotto. Sì, sì, ma d'altronde poi abbiamo le testimonianze degli stessi ebrei, lo accuseranno di essere adoratore di Belzebù, dio delle mosche, il signore delle mosche, dei felici, che sempre Baal è. E basta leggere i Vangeli, portiamo tantissime frasi dove questi personaggi si fanno chiamare proprio figli della luce, riferimento al culto solare, in antitesi ai figli delle tenebre che adoravano il dio lunare, Yak in Egitto, Yahweh per gli ebrei. Comunque arriviamo alla parte della storia che a noi interessa, lasciamo perdere i vari sincretismi atti poi a creare la deificazione di questi personaggi attraverso i vari processi di evemerizzazione, quindi attraverso proprio la simbologia di astri o di animali, eccetera eccetera, perché poi ci può riguardare fino ad un certo punto. La cosa importante da queste, dall'allaccio di tutte queste genealogie comprovate proprio da tutti questi allacci alle famiglie degli Oniadi, dell'allaccio con Cleopatra, dei Boetus, eccetera, eccetera. Cosa risulta? Un Gesù che è fratello di Filippo, figlio di Maria Boeto e di Erode il Grande, che sposerà Erodiade. Da questo Filippo, fratello di Gesù e di Erodiade, nascerà Salomè. Salomè sposerà un altro Filippo, Filippo Tetrarca. Alla morte del re Erode il Grande, il suo regno fu diviso, data una parte ad Archelao, Etnarca, una parte a il Tetrarca Filippo e una parte al Tetrarca Antipa. Questa Salomè sposerà il tetrarca Filippo, che era cugino di Gesù, in quanto
figlio di Cleopatra di Gerusalemme e di Erode il Grande. Cleopatra di Gerusalemme era la sorella di Giuseppe e di Teuda. Dopo che Archelao fu deposto nel 6 a.C., Maria, ci dicono i Vangeli, che non ebbe più paura, tornarono in Egitto. E lì fu probabilmente poi la Gaulanetide dal cugino tetrarca Filippo che andò Gesù. Ovviamente furono fatti sparire i primi 30 anni di vita di Gesù proprio per non far capire questi allacci di parentela che c'erano. Abbiamo detto che Salomè sposerà questo Filippo, cugino di Gesù, quindi abbiamo un Filippo fratello e un Filippo cugino. E Tito Flavio Giuseppe ci racconta che nel 34, nel 20° anno del regno di Tiberio, muore il tetrarca Filippo. A questo punto ascoltate che cosa succede. Il tetrarca Antipa che cosa fa? Va da Erodiade, la moglie del Filippo fratello di Gesù, ok? Il cugino Filippo di Gesù era morto. Va da Erodiade e si mette d'accordo con lei per unirsi in matrimonio di nascosto dal fratello di Gesù Filippo. Dopodiché compie un viaggio a Roma da Tiberio. Con quale scopo? Lo scopo poteva essere solo uno, quello di chiedere la tetrarchia del defunto tetrarca Filippo che aveva sposato Salomè. Ovviamente sposando Erodiade, la madre di Salomè, avrebbe potuto chiedere la tetrarchia di questo Filippo. Ora, l'amministratore delle ricchezze di Erode Antipa, poi tra l'altro l'evangelista Matteo che cosa ci racconta? Che Pilato, non trovando colpe in Gesù, lo mandò proprio ad Antipa, che lo rimandò a Pilato. Dicevo, Antipa andò da Tiberio. L'amministratore delle ricchezze di Antipa era un certo Cuza. La moglie di Cuza era Giovanna, una discepola di Gesù. Quando Cuza e Antipa andarono da Tiberio, ovviamente Giovanna venne a sapere del motivo del viaggio e del fatto che aveva chiesto ad Erodiade di sposarla. Erodiade, consideriamo che in quel periodo aveva circa 50 anni, non è che c'erano palestre di fitness o centri escenici che poteva essere questa gran bella donna, tant'è che quei re prendevano tutte mogli molto molto giovani, 13, 14 anni, 12 anni, in quel periodo. Ovviamente gli scopi erano scopi politici, no? Per farsi dare quella tetrarchia del defunto tetrarca Filippo. A questo punto Giovanna informa Gesù di questo e che cosa succede? Abbiamo Giovanni Battista che solleva un'intera folla sul monte, ce ne parla Tito Flavio Giuseppe, e Antipa, sentendo, ci dice Flavio Giuseppe, che i discorsi di Giovanni Battista erano giunti al più alto grado di eloquenza, erano sediziosi, aveva paura che il popolo si sollevasse, imprigiona Antipa nella fortezza del Macheronte, che si trovava poi al confine con il re Aretra, re di Petra, che era il suocero di Antipa. Antipa aveva sposato la moglie di questo re. Quindi avviene questo il sollevamento da parte di Giovanni Battista contro Antipa. Giovanni Battista viene ucciso, ci troviamo con Gesù che compie un atto di sabotaggio all'interno del Tempio, viene accusato addirittura di non far dare i tributi, di impedire di dare i tributi a Cesare, ma sappiamo bene che questo è un falso, in quanto Gesù disse date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, invitando poi tra l'altro i romani a pagare le tasse. A questo punto quei Vangeli che tu hai nominato prima, che furono scritti dopo la morte di Gesù, probabilmente dopo gli anni 70, il più antico è il Vangelo di Marco, provengono, secondo tutti gli studiosi, da una fonte comune chiamata Fonte Q. Bene, ho trovato un testo copto che è addirittura del 36, che riportiamo tutte le genealogie, quello che abbiamo raccontato, comprese tre pagine di un vero discorso di Gesù, lo trovate nel Re dei Re,
E questo è il secondo libro dove parlo di questo testo copto trovato a Nag Hammadi, quindi proprio a sud del delta del Nilo. Andiamo da un punto di vista scientifico, Massimiliano. Che cosa ci parlano i Vangeli? Hanno creato un ultimo processo di deificazione su un personaggio, Kurgan, un insetto, attraverso una morte ed una resurrezione. Sappiamo che dai Vangeli, dagli Atti, Paolo, eccetera, eccetera, dagli Atti degli Apostoli, che Gesù fu visto da oltre 500 persone, altri dicono 200, fu visto parlare, interagire, camminare, mangiare, bere con tutti questi personaggi. Le testimonianze sono tantissime, tant'è che molti storici hanno affermato: ah, ma la resurrezione è avvenuta. Questo testo copto, le fonti non le rilevo, attenzione ragazzi, perché chi vuole vedere tutte le fonti e verificare le nostre scoperte le trova sui libri, perché dietro questi libri c'è un lavoro di 15 anni. E nessuno ovviamente lavora gratis, questo lo sa anche Massimiliano, che scrive comunque dei libri. Racconta una cosa molto particolare. Che cosa racconta? Il motivo del viaggio che fece Antipa da Tiberio. Andò da Tiberio e accusò di sedizione il Filippo, fratello di Gesù, il marito di Erodiade, di sedizione contro Roma. A quel punto Tiberio disse ad Antipa, diede l'ordine ad Antipa di sequestrare tutti i beni di Filippo e di consegnarli a lui, ma inviò anche un emissario per vedere come stavano realmente le cose. Ora, c'era stato anche questo sollevamento da parte di Giovanni Battista. Noi, quando parliamo dell'impero romano, una cosa che è sempre sottaciuta che Israele era un piccolo fazzoletto di terra e l'impero romano circondava tutto il Mediterraneo, ma quel piccolo, insignificante apparentemente, lembo di terra aveva una posizione strategica importantissima. Per perdere quel pezzettino di terra voleva dire spaccare in due l'impero romano. Ecco perché ci tenevano così tanto. E in quel periodo, quindi stiamo parlando dopo il 34, dopo la morte del tetrarca Filippo, c'era uno stato di crisi. Ecco perché dobbiamo sempre valutare e allacciare gli eventi storici di quel periodo, perché c'era Artabano con le sue legioni ai confini dell'Armenia, fronteggiato da Vitellio con ben 4 legioni. Quindi c'era uno stato di tensione e di guerra, e Tiberio non si poteva assolutamente permettere che scoppiasse un focolaio di rivolta all'interno della Palestina, di cui avrebbe poi potuto approfittare Artabano con i romani, che sarebbero stati presi tra due fuochi. E in questo testo viene detto che diede l'ordine probabilmente di dare quella tetrarchia, perché ovviamente Gesù poteva essere un pacifista proprio a Gesù, in quanto Antipa si era reso reo di queste sommosse, stavano dando in escandescenze molti di questi ebrei. E Antipa che cosa fece? Prese i sommi sacerdoti, erano tutti parenti di Gesù. Quando io ho letto questo testo dico: ma com'è possibile? I conti non mi tornano più. Se questi erano tutti parenti di Gesù, il sommo sacerdote Anna, a cui poi fu mandato Gesù dopo il suo arresto, era il fratello di Maria, madre di Gesù, quindi era lo zio di Gesù dalle nostre ricostruzioni. Che cosa fece Antipa? Si fece dare soldi da tutti i sommi sacerdoti, attenzione, e li minacciò di tagliargli la testa a tutti quanti se non gli davano questi soldi, e dovevano accusare Gesù di sedizione contro Roma per non fargli avere quella tetrarchia. Però quella tetrarchia, il capo di accusa che dovevano dare Gesù, non poteva essere quello di
volersi impadronire di quella tetrarchia da cui poi era stato inviato un emissario di Tiberio che aveva consentito, sembra, questa cosa qui, perché aveva avuto il beneplacito proprio di Tiberio, ma dovevano dargli l'imputazione di volersi fare il re della Giudea. Attenzione, perché la Giudea era sotto l'amministrazione della Siria, che era provincia romana. Quindi in quel caso, se Gesù fosse stato accusato dai sommi sacerdoti di volersi fare re della Giudea, sarebbe stato imputato di lesa maestà. E infatti i sommi sacerdoti questo fecero, andarono da Tiberio e Antipa, attenzione perché Antipa corruppe anche Tiberio, per accusarlo di volersi fare re della Giudea. Titus Crucis, Gesù re dei Giudei, tant'è che Pilato, poi lì ovviamente siamo all'inverosimile, perché noi abbiamo messo in evidenza in un intero capitolo del libro tutte le violazioni del diritto romano che sono state fatte in questo processo, che servivano, e sia le violazioni anti-ebraiche proprio che sono state violate in quel processo. Quindi è stato qualcosa, un falso pazzesco e scandaloso per chi non è dentro proprio queste leggi romane, le violazioni che sono state fatte su tutte le norme ebraiche. E che cosa potevano, mi sono chiesto, i parenti di Gesù andare contro Gesù e accusarlo per farlo crocifiggere per paura che Tiberio li uccidesse tutti quanti? Poteva Anna, che era zio addirittura di Gesù, fare questo? Succede che abbiamo tre fonti indipendenti. Una è il Corano, che potrebbe anche avere ripreso anche altre due fonti. Una è Basilide e un altro è il secondo trattato del Grande Sette, trovato a Nag Hammadi, che ci parlano di qualcosa di particolare. Ci parlano di un personaggio, Simone, lo vedete qui nella raffigurazione, Simone di Cirene, che alla quinta stazione prese la croce di Gesù, che non ce la faceva a portarla. Ora, punto di vista scientifico, Massimiliano, e qui concordi con me al 100%, un Gesù che sarebbe stato flagellato, frustato, crocifisso con chiodi che andavano dai 12 ai 15 centimetri, che avrebbero fatto implodere le ossa, mai avrebbe potuto ricamminare. E io qui mi sono informato con ortopedici, con oltretutto trafitto da una lancia, eccetera, eccetera. Questi testi che cosa ci dicono? Ci dicono che non fu Gesù ad essere stato crocifisso, ma Simone che prese la sua croce. Per la miseria, sembra qualcosa di pazzesco, una sostituzione del genere, però questo spiegherebbe il motivo per cui Gesù poi fu rivisto in perfetta forma, camminare, è ancora vivo e vegeto contro tutte le sì, questa è una spiegazione più o meno logica, però ci sono tante altre spiegazioni alla fine più o meno logiche. Dal punto di vista scientifico, ti assicuro. Perché è sorta, diciamo, per questo mito i chiodi che mettevano. Alessandro, non sapevo che fossi un iperletteralista. Su questo sei molto simile a Mauro Billino. Lasciatelo dire. No, io cerco di dare una spiegazione scientifica a quell'evento, se è realmente accaduto, come si è. Sai anche che la storia della sostituzione di Gesù in croce con Simone di Cirene è una storia inventata da quella corrente del cristianesimo primitivo che riteneva che Gesù non fosse uomo, non fosse completamente uomo, cioè che in antitesi con il credo di Calcedonia, che riteneva che Gesù fosse sia uomo sia Dio, loro dicevano no, è solo Dio,
e quindi il suo corpo era soltanto una proiezione in qualche modo che la gente vedeva, e quindi non poteva essere crocifisso. E allora si sono inventati questa storiella della storia. I cristiani erano gnostici, eh? Lo gnosticismo nasce da Zara. Non è che i Vangeli gnostici in quanto apocrifi siano la verità, perché sono stati scritti con ogni probabilità dopo quelli canonici. Se già quelli canonici sono la fotografia di una fase avanzata di ideologizzazione del personaggio, quegli apocrifi, gli gnostici ancora di più, Alessandro, ancora di più. Cioè, non ci possiamo basare sui testi in maniera critica, capito? Occorre anche selezionare all'interno dei testi, cercare di capire che cosa ci sta dietro, anche la storia, certo, che ho detto prima, no, perdono, quella roba lì di Val non te la posso far passare, dai, quella roba lì di Val no, se parli di genealogie ti posso ascoltare con interesse, ma quando mi dici che all'interno del giudaismo a cavallo tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo c'era una corrente che intendeva restaurare il culto di Baal, e mi dai la prova di questo dicendomi che nei Vangeli c'è scritto, ed è vero che c'è scritto, Gesù viene accusato di essere adoratore di Belzebù, e allora, siccome sappiamo che Belzebù deriva comunque da Baal Zebub, allora tu mi dici, allora è vero che questo era un seguace di Baal. Ma allora io potrei dirti che, siccome nel cristianesimo delle origini, nei primi secoli, tu sai bene che litigavano le varie correnti del cristianesimo, poi ne prevalse una, ma una con l'altra si accusavano di essere eretici e di essere, in qualche modo influenzati dallo spirito maligno. Ma questo non è la prova che questo è vero, capito? Cioè, se fosse vero che un fariseo ha accusato Gesù, tu sei un seguace di Belzebù, questo non significa che Gesù fosse effettivamente un seguace di Baal. Cioè, hai fatto un salto logico, non un salto, una tripletta logica, a mio modesto parere, perdonami. Poi, quando mi racconti invece che la Palestina era strategicamente importante per l'impero romano, su quello sono d'accordissimo con te. Era importante anche perché alle spalle c'era comunque il nemico storico di Roma, l'impero, l'ex impero persiano, che poi parti che premevano. E poi anche perché è vero che la Palestina era molto piccola, ma non dimentichiamoci che la popolazione di origine ebraica sparsa all'interno dell'impero, secondo alcune stime, arrivava addirittura al 10-15% della popolazione totale. E magari sono percentuali esagerate, le vogliamo ridurre della metà, siamo comunque attorno al 7,5% della popolazione dell'impero. E quindi, se questi facevano casino, perdonatemi il termine, e infatti lo fecero, perché sappiamo che ci furono a cavallo tra il primo e il secondo secolo ricorrenti rivolte e guerra, addirittura la prima, la seconda, la terza, sia all'interno della Palestina, ma conflitti che andarono a coinvolgere anche le aree della diaspora, l'Egitto, Cipro, la stessa Roma, no? Abbiamo Tacito che ci parla che impulsore Cresto i giudei a Roma tumultuavano, e quindi a un certo punto Claudio, che poi non lo fece, o lo fece parzialmente, poi rientrarono. Comunque, il potere romano aveva in effetti un problema con questo popolo sottomesso, e io sono convinto che il cristianesimo si sviluppa all'interno dell'impero romano e prende una connotazione anti-ebraica per i motivi che dicevo prima, intanto perché deve sopravvivere, e per sopravvivere tenta di smarcarsi il più possibile dal ceppo originario di provenienza, che è il giudaismo del secondo tempio, proprio perché quel giudaismo si era mostrato riottoso nei confronti dell'impero romano. Guarda, se vogliamo fantasticare un po', ce l'ho anch'io una teoria, la teoria è una parola grossa, un'ipotesi che mi solletica, che adesso vi racconto,
non ho la pretesa che le cose siano andate assolutamente così, perché non abbiamo elementi, però si inquadra bene dal punto di vista storico. Allora, tu fai delle descrizioni molto particolareggiate e io temo che chi ci segue faccia fatica poi a seguirti nei vari collegamenti, ma questo non è colpa tua perché tu vai molto nel dettaglio. Facciamo un po' una panoramica molto generale. Muore Erode il Grande attorno al 4 a.C. Erode il Grande, lo sappiamo, era riuscito, seppur come re cliente di Roma, era riuscito comunque a ritagliarsi un regno molto vasto. Era un regno pari, forse addirittura superiore territorialmente a quello degli Asmonei nel periodo della loro massima espansione. Sappiamo che alla morte di Erode il Grande questo regno unitario non permane. L'ultimo testamento di Erode il Grande cambierà svariati testamenti negli ultimi 2 anni di vita, fino agli ultimi mesi, agli ultimi giorni della sua vita. Comunque nell'ultimo testamento di Erode il Grande, probabilmente scritto con il Consiglio di Roma, il suo regno viene suddiviso, lo sappiamo, tra i suoi discendenti, tra i suoi figli, perlomeno quelli superstiti, perché molti ne avevano. Archelao e Filippo viene diviso, esatto, tra questi. Archelao diventa re di Giuda e di Samaria. Abbiamo Erode Antipa che si prende sostanzialmente 2 territori tra di loro non collegati, non contigui territorialmente, cioè la Perea a est del Giordano e la Galilea, e poi abbiamo Filippo che si prende il resto. La figura centrale però nei decenni successivi, lo sappiamo, è Erode Antipa, perché Archelao pochi anni dopo viene detronizzato, viene mandato in esilio in Gallia, se ricordo bene, e come sappiamo la Giudea e la Samaria diventano, come hai detto tu giustamente, una provincia romana, o meglio, una dependance della provincia di Siria romana, quindi viene controllata direttamente da Roma. Erode Antipa però, che anch'esso era andato a Roma e quindi rischiava probabilmente di perdere il trono, riesce invece a mantenere il controllo di questi 2 territori. Ora, noi dobbiamo pensare a un gioco triangolare, perché in questo gioco triangolare, in questi 3 vertici, abbiamo il potere romano, che controllava direttamente, abbiamo detto, la Giudea e la Samaria, abbiamo Erode Antipa, non a caso nei Vangeli chiamato quella volpe, che sicuramente era un personaggio ambizioso e che sapeva manovrare bene politicamente. Erode Antipa, io non credo che si accontentasse di essere tetrarca soltanto della Galilea e della Perea. No, guarda, la stessa Erodiade che lo istigava. Esatto, ma senza scendere nei dettagli, sono convinto che comunque lui avesse sempre accarezzato nei decenni di suo regno il sogno di restaurare in qualche modo il grande regno unitario di suo padre. Il terzo soggetto di questo triangolo è il Sinedrio di Gerusalemme, cioè quella classe sacerdotale e quei maggiorenti che avevano invece tutto l'interesse a mantenere lo status quo post 6 d.C., cioè avevano tutto l'interesse a tenere lontano Erode Antipa, perché in questo modo, allontanando il potere erodiano, sì, questo gruppo di maggiorenti di Gerusalemme tornavano a essere gli interlocutori diretti del potere romano, altrimenti avrebbero avuto tra le scatole ancora gli erodiadi, che come sappiamo non furono mai completamente, come dire, accettati dall'elemento più tradizionalista, anche aristocratico, asmoneo, addirittura anche precedente, che li vedeva come dei mezzi ebrei sostanzialmente. Sappiamo che l'Idumea, da cui proveniva in parte Erode il Grande, era stata... Nicola di Damasco, ti do un'informazione, che era lo storico di Erode il Grande, scrisse e disse che Erode discendeva dai tribunati di Babilonia, ed infatti ma probabilmente era,
vedi Alessandro, ma Flavio Giuseppe cercò di confutarlo dicendo no, ma la così la per piacere. Però vedi Alessandro, il fatto che il biografo ufficiale di un certo monarca, non soltanto di Erode il Grande, vada a cercare delle ascendenze che lo vanno a legittimare, è una cosa che noi nella storia abbiamo sempre visto, prima di Erode il Grande, durante e dopo Erode il Grande. Cioè, a me non convince questa cosa qua, cioè, la verità è che questo qui è giudeo non era, perché era per metà idumeo e per metà nabateo, diciamo, per semplificare era un arabo sostanzialmente giudaizzato da poco, perché erano stati gli Asmonei a giudaizzare con la forza, tra l'altro l'Idumea. Ma lasciamo perdere, torniamo al discorso che stavo facendo. Il terzo gruppo di potere è il Sinedrio e i maggiorenti di Gerusalemme. A me non toglie dalla testa una possibilità, e cioè che Erode Antipa ad un certo punto abbia pensato magari di utilizzare pro domo sua questo movimento, che magari gli creava anche dei grattacapi all'interno del suo territorio, costituito da questo Gesù e dai suoi, e l'abbia magari istigato a spostarsi verso Gerusalemme, verso la Giudea che lui non controllava. Attenzione, qui il gioco è sottile. Erode Antipa avrebbe potuto pensare in qualche modo, adesso non so come, non lo sapremo mai, di mandarlo a Gerusalemme, sapendo che là avrebbe probabilmente prodotto dei disordini, perché sarebbe entrato in conflitto con i Romani, ma anche e soprattutto con il Sinedrio, quindi con l'elite di Gerusalemme. Facendo questo, creando questi disordini, magari Erode Antipa poteva pensare poi di correre dai Romani e di proporsi come l'unico in grado di gestire la situazione e magari suggerirgli una restaurazione dell'antico regno unitario di suo padre Erode il Grande, ovviamente sotto di lui, e ovviamente comunque proclamando assoluta fedeltà all'impero in quanto regno cliente. Non è una possibilità così peregrina, se pensiamo che pochi anni dopo questa cosa in parte avviene non più con Erode Antipa, ma con un altro erodiano, con l'ultimo erodiano che diventa, con Agrippa I, che sotto Claudio per pochi anni torna a essere re di Giudea e anche degli altri territori. È vero che Agrippa I morirà nel 41, fatto fuori da San Pietro. Esatto, e beh, questo è un dettaglio. voglio dire, quindi che ci potessero essere giochini di questo tipo triangolari, in cui Erode Antipa manda avanti, perdonatemi il termine, i credenti che mi ascoltano, l'utile idiota di turno, cioè Gesù in questo caso. E poi nel momento in cui questo Gesù non è più spendibile, perché il suo tentativo insurrezionale a Gerusalemme non riesce, oppure perché cambiano gli equilibri politici a Roma in quel periodo c'era Seiano che la faceva da padrone, mentre Tiberio ormai quasi del tutto impazzito se ne stava in Campania. Però poi Seiano viene, a un certo punto Tiberio si sveglia un attimo dal suo torpore e decide di farlo fuori, si impunta, chissà cosa è accaduto. Ripeto, quello che ho appena detto è soltanto un'ipotesi che non è basata su elementi forti, però è un'ipotesi verosimile, può essere tutto. Quello che però mi preme sottolineare è soprattutto che, comunque la si veda, questo Gesù è perfettamente comprensibile in quanto personaggio calato nella realtà politica della Giudea di quegli anni, cioè dei primi decenni del primo secolo. Poi sui dettagli temo che non si riuscirà mai a essere precisi. Tu ritieni di poterlo fare, buon per te, ti invito a proseguire i tuoi studi, ma il quadro storico è questo, insomma, sono questi tre poteri: il potere romano, il Sinedrio e questo Erode Antipa. Anche perché Erode Antipa, pur non
controllando la Giudea, aveva ancora comunque una funzione di vago patronato sul Tempio, tant'è che a Gerusalemme si recava spesso e aveva un palazzo a Gerusalemme, Erode Antipa. E chissà, chissà poi il ruolo di Ponzio Pilato, lo sappiamo che è esistito perché a Cesarea Marittima è stata trovata evidenza documentale di questo personaggio. Può darsi che ci fosse un complotto, un gioco che comprendeva anche Ponzio Pilato, a cui magari sarà stato promesso qualcosa di più. Pilato era di rango equestre e quindi più di tanto non poteva scalare nella gerarchia, ma chissà che Erode Antipa e Pilato fino a un certo punto non avessero pensato di utilizzare Gesù come elemento di rottura nei confronti del Sinedro, da cui ognuno dei due avrebbe potuto portare a casa un tornaconto. Non dico che le cose siano andate così, però è affascinante lucubrare su tutte queste cose. Il dissenso con te, Alessandro, resta forte, anche perché io ritengo comunque che questo personaggio storico sia stato realmente crocifisso. La crocifissione era una pena infamante, come sai, e non se la sarebbero inventata se non fosse avvenuta realmente. Poi la storia delle sostituzioni all'ultimo momento sulla croce, vabbè, quelli io le lascio proprio al campo della fantasia più sfrenata. Questo personaggio. Comunque, insomma, in ogni caso mi pare di capire che, come già avevamo visto l'altra volta nella diretta che avevamo fatto io e te, Massimiliano, abbracciamo la religione oppure dobbiamo necessariamente rinunciare a questa immagine di personaggio che lancia messaggi d'amore e fraternità. Ma questo io lo do per scontato e mi rendo conto che non lo sia, cioè per noi tre credo che sia scontato, mi rendo conto che non sia per tutti, ma che sia addirittura scandaloso per molti sentire quello che stiamo dicendo. Ma di questo ne sono assolutamente convinto, nel senso che i suoi messaggi, tra virgolette, di amore, di fratellanza, non è detto che siano stati completamente inventati, ma erano dei messaggi limitati territorialmente e socialmente a un gruppo ben delimitato, cioè al gruppo dei suoi sostenitori, al massimo alla nazione ebraica nel suo insieme, ma non certo... Non di niente che riguardi l'amore universale. Assolutamente no, ma come dicevo prima, e qui Alessandro sarai d'accordo con me, nei Vangeli queste isole che spuntano qua e là, le troviamo molto chiare, sono evidenti. Se quelli fossero episodi inventati, ci sarebbe da chiederci qual è la sanità mentale di chi li ha inventati, nel momento in cui chi ha scritto i Vangeli aveva un interesse diametralmente opposto, che era invece quello di veicolare quello che dici tu, Barbara, cioè di una religione dell'amore, della fratellanza universale che non fa differenze tra i popoli, e quindi certi episodi che vanno... Però non può essere che per fare questo abbiano utilizzato magari dei racconti differenti, dove magari anziché l'amore si affermava la forza, la conquista, il potere, e che appunto erano comunque dei racconti dove si trasmetteva magari l'immagine di un essere potente, un essere con 100.000 spade, insomma, se la dico un po' così, che poi però appunto dopo magari sono stati, diciamo, è stata mantenuta magari la struttura, diciamo, del racconto, e però è stato abbellito, ornamentato, diciamo, costruito con un altro tipo di messaggio, che magari nel fare ciò alcuni racconti, alcune metafore, alcune allegorie magari siano state utili fino a un certo punto, e poi insomma che sia stato magari un passaggio graduale che fossero già inventati anche prima, hai capito? Questo ma che, dire. Che dei passaggi o che dei ricordi orali siano stati stravolti e cambiati è più che possibile, e questo non vale soltanto per le fonti cristiane, ma vale anche per le fonti, e questo di stasera me ne dolgo, non ne abbiamo parlato,
o perlomeno ne abbiamo parlato molto poco, non cristiane che si riferiscono a Gesù e in particolare alla fonte principe, cioè al Testimonium Flavianum. Io sono convinto che Giuseppe Flavio abbia parlato di Gesù, ma che ne abbia parlato in termini negativi barra tra il neutrale e il negativo, e che poi chi ha rielaborato il testo nel corso dei secoli abbia completamente stravolto quel passaggio. Giuseppe Flavio era una parola per rispondere. Prego, Alessandro. Ok. Allora, andiamo un attimo. Tu hai detto probabilmente per me fu crocifisso, veramente Gesù è stato crocifisso. Ti ricordo che i chiodi erano chiodi che andavano dai 12 ai 15 centimetri. I due calcagni venivano inchiodati, le ossa con quel tipo di chiodi sarebbero implose, nessuno sarebbe riuscito più a camminare dopo un trattamento del genere, se sarebbe sopravvissuto a varie infezioni come l'osteomelite, lesioni di arterie importanti, eccetera, eccetera. Oltretutto fu inchiodato anche sui polsi. E invece gli aneddoti che riguardano la resurrezione di Gesù viene visto camminare, mangiare, parlare, interagire con tantissime persone. Quindi questo esclude il fatto che ci sia stata, che Gesù sia stato crocifisso. No, però scusami Alessandro, tu parti da un elemento comunque storico, diciamo. Ragazzi, io parlo di scienza, se dobbiamo parlare di miracoli. Perdonami, è tutto il tuo ragionamento. I chiodi allora erano lunghi tot centimetri, quindi comunque fa riferimento. Punto è un altro, il ragionamento di Alessandro è corretto. Alessandro, ma il tuo ragionamento è corretto, ma tu dai per scontato che i racconti sulle apparizioni post morte di Gesù sono reali, cioè questo, questo è non è proprio quando un atteggiamento prima scientifico. Che qua mi assomiglia più no, per scontato, perché quel Gesù attraverso tutte le genealogie ce lo siamo ritrovato vive vegeto nel 68, abbiamo tutte le prove durante la prima guerra giudaica, addirittura pronunciò, abbiamo pubblicato un discorso di 3 pagine di Gesù prima che fu ucciso dai Dumei e Zeloti nel 68 durante la prima guerra giudaica, ucciso da insieme ad Anania, il figlio del sommo sacerdote Anna, che tra l'altro poi era cugino di Gesù, e ne descrive tutta come è morto, tutto quanto Giuseppe Flavio, e lo chiama proprio Gesù quando salì, non solo fecero uscire gli organi, era un altro Gesù, e Yohanan ben Zakkai predisse a quanti ce ne potrebbero essere stati di Gesù. Cosa? Quanti Gesù ci possono essere stati? No, è lo stesso Gesù di prima questo, Stiamo parlando di Gesù, fratello di Giacomo Giusto. Ragazzi, purtroppo abbiamo prodotto quasi 1000 pagine di prove su queste cose, non è che possiamo portare, però un attimo, andiamo un attimo sul fatto che mi hai contestato. Sì, dai, devi di concludere Alessandro, perché ormai sono già secondo il dottor Giuseppe viene ritrovato sicuramente, facciamo il grande Giuseppe viene ritrovato a Nagammadi, non si vede perché devono scrivere questo fatto di Simone, che fu colui che fu crocifisso fu Simone di Cirene e non Gesù. Due, mi sono chiesto, ma Basilide, stiamo parlando del 107-125 dopo Cristo, quindi subito dopo questi eventi, perché dovrebbe sputtanare i cristiani, e i primi cristiani erano proprio gnostici, dicendo che fu ucciso, che fu sostituito da Simone di Cirene? Bene, sapete, a quel punto io vado sempre a indagare sui personaggi, perché su Simone di Cirene si sapeva poco o niente, è stata ritrovata la tomba a Tolemaide, e Tolemaide stava proprio in Cilicia, dove tra l'altro c'era anche Tarso, e sappiamo che Paolo era di Tarso, e abbiamo portato, ne possiamo parlare un'altra volta, tutte le prove che Paolo di Tarso
era nipote, tra l'altro, di Gesù e figlio di quel Filippo, fratello di Gesù. Ci possiamo fare una puntata a parte quando vuoi e ci ritorniamo su questo discorso. Ecco perché poi è tutto collegato e se spezzettiamo le prove riesce difficile capire tutto il percorso che abbiamo fatto. Quel Basilide era, dicevo, l'allievo di Menandro, gnostico, a sua volta allievo di Simon Mago. E lì noi facemmo tutta un'analisi, addirittura in Codex Iesus nel 2017, su quello che successe, perché Simon Mago fu ucciso, gnostico, al servizio di Nerone da San Pietro, tanto che le fonti agiografiche ci raccontano che poi San Pietro fu crocifisso a testa in giù proprio da Nerone. Non solo, ma abbiamo messo sotto la lente di ingrandimento le lettere tra Seneca e Paolo con l'undicesima lettera che era un falso per giustificare Paolo, tutto quello che successe. Bene, lì Paolo, Pietro e altri loro, anche Luca, il probabile evangelista, furono loro ad incendiare Roma, tant'è che Nerone si trovava ad Anzio e quando tornò rischiò di rimanere ucciso in quell'incendio. Allora, ecco perché Basilide poi accusò, disse la verità su questa storia e portò la verità nuda e cruda per quella che era, perché il caro San Pietro uccise, e probabilmente era un suo parente, forse un suo nonno, Simon Mago, che era da cui abbiamo il suo allievo Menandro, e Basilide era un allievo di Menandro e quindi e di Simon Mago. Per questo volle raccontare probabilmente la verità. Ma la cosa importante poi sono tutte le prove che abbiamo trovato su questo Simone di Cirene. Altro che se non conosceva Gesù, lo conosceva, e come se lo conosceva, ed ebbe due figli, uno era Rufo ed uno era Alessandro, e non mi scordo che c'era un Rufo insieme a Grato con Giuseppe che sedarono la rivolta dei giudei, e questo Rufo era un suo discendente. Siamo andati a vedere anche chi era questo Rufo, ci ritroviamo poi un Rufo coinvolto anche nella congiura dei Pisoni, un altro Rufo, personaggio molto importante. E Paolo di Tarso, che ci dice nel Lettere ai Romani, mi sembra 16, quello è riferito a Erodione e Aristobulo, che dice: saluto Rufo, mio fratello, e sua madre, che è anche la mia madre. Allora questo vuol dire che il caro Filippo, fratello di Gesù, ebbe una relazione con quella che diventerà poi la moglie di Simone di Cirene, e da questa relazione nacque poi Paolo di Tarso. Tu mi dirai a questo punto: sì, ma Paolo di Tarso, quale prove porti che è figlio di Erode Filippo II? Se vuoi ci facciamo una bella puntata a parte, perché è una bomba stratosferica, e vi porto tutte le prove di questo, così come del complotto che ci fu quando fu mandato Saul, Costobar e Agrippa da Nerone in Grecia, e da lì poi ce li ritroviamo a Roma a cospirare contro l'imperatore Nerone, demonizzato perché aveva fatto una riforma monetaria in favore del popolo, che era andata a togliere potere d'acquisto alle classi senatoriali e aristocratiche romane, che quindi avevano appoggiato i cari cristianucci che diedero fuoco a Roma, tra cui il caro Santo Paolo e Santo Pietro, che uccisero migliaia di donne. Scusa Alessandro, ma anche riguardo a Paolo di Tarso, dobbiamo fare una puntata sulla sua esistenza storica, perché io però vorrei rispondere sul discorso delle apparizioni post resurrezione di Gesù, perché è un elemento troppo importante, fondamentale. Posso velocemente? Sì, Barbara, sì, posso? Prego. No, molto rapidamente. Allora, quando si dice non è morto perché le fonti ci dicono che fu visto da decine e centinaia di persone dopo la cosiddetta resurrezione, io ricordo che non 2100 anni fa, ma 100 anni fa, più o meno, a Fatima, in Portogallo, centinaia e centinaia di persone asserirono di aver assistito a qualche fenomeno
chiamiamolo strano, chiamiamolo sovrannaturale. Stiamo parlando di 100 anni fa. Siccome però nessuno mi toglie dalla testa che in realtà lì di soprannaturale non accadde nulla, anche perché le relazioni dell'epoca riportano sì strane cose, ma tutte diverse. Cioè, molti dissero di aver visto qualcosa, ma questo qualcosa cambiava in base al testimone. Allora mi viene più facile ipotizzare che si inneschino fenomeni di propagazione psicologica all'interno di un gruppo. Cioè, uno dice di vedere qualcosa e questa cosa si propaga ad altri. Ma a parte questa. Come se poi l'osservazione fosse un criterio affidabile di veridicità, vuol dire. No, ma poi torniamo invece adesso a bomba al tempo di. Torniamo invece al discorso nostro. Allora, le fonti. C'è una convergenza pressoché assoluta tra gli esperti che ci dice che il Vangelo di Marco, il più breve, sia anche il primo, il più antico. Ora, guardate, io qui ho la Bibbia di Gerusalemme, che non è un testo dell'UAR, dell'Unione Atei Agnostici Italiani, è un testo utilizzato a livello ecclesiastico, a livello didattico, in qualsiasi scuola che abbia a che fare con la dottrina religiosa. Io qui nelle note leggo che la parte finale del Vangelo di Marco, quella in cui si parla di qualche apparizione dopo la risurrezione, non c'era nel testo originale, lo dicono loro. Ma guardate, ve lo leggo: da qui la supposizione che la finale originaria sia comparsa per una causa a noi sconosciuta e che la finale attuale sia stata redatta per colmare la lacuna. Essa si presenta come un riassunto sommario dell'apparizione del Cristo. Cioè, in sostanza, questi signori stanno mettendo che il Vangelo di Marco finiva con la vista del sepolcro vuoto, punto. E questo è il Vangelo più antico. Poi è vero che negli altri Vangeli qua e là il numero e anche le apparizioni aggiunte si contano sulla punta delle dita nel Vangelo di Marco, che è quello più antico, lo sottolineo di nuovo. Poi nei testi più recenti il numero delle apparizioni aumenta e si arriva anche ai 500 che dicevi tu, Alessandro. A me questo razionalmente fa pensare a un fenomeno di, come dire, ingigantimento della cosa. È un po' come quello che avviene tra i bambini o anche tra gli adulti, perché se io racconto a te, Alessandro, un episodio, tu poi lo racconti a Barbara lo racconta ad una sua amica e questa sua amica alla fine lo racconta nuovamente a me, è molto probabile, perché questi sono test che vengono fatti dai sociologi, dai psicologi, che questo racconto molto rapidamente viene enfatizzato, viene ingrandito. Quindi prima si inventa la cosa e per motivi, per non esagerare, si dice che questa persona apparve soltanto agli apostoli. Poi via via che la narrazione viene trasmessa oralmente, il numero delle apparizioni aumenta, ecco perché si arriva a 500. Ecco perché per me questa non può essere la prova. Sono d'accordo al 100% con quello che stai dicendo, non sto mettendo in discussione. No, questo. Però siccome le prove che noi abbiamo portato poi è che quel Gesù. Poi dici che hai portato altre prove, va bene. Il Gesù Gamala che viene ucciso nel 68 e che nel 63 verrà. Gli verrà dato il sommo sacerdozio da Agrippa II grazie a Marta, che era moglie di Giacomo il Giusto, che sposerà per l'Emirato dopo che San Paolo uccise Giacomo il Giusto dandogli una fascinata sulla scalinata del Tempio, probabilmente, e poi dopodiché fu lapidato. E Marta diede ben 72 talenti ad Agrippa II per dargli il sommo sacerdozio, e di questo portiamo tutte le prove, tant'è che poi Giuseppe Flavio, la notte prima che poi Gesù venne ucciso, perché gli Idumei riuscirono ad entrare dentro Gerusalemme con gli zeloti asserragliati dentro il Tempio di Gerusalemme, e Gesù ed Anania, che avevano formato un esercito contro gli zeloti che avevano
depredato lo stesso popolo di Gerusalemme, che avevano mandato a chiedere rinforzi a Vespasiano tramite Yohanan ben Zakkai, che fu fatto uscire poi dentro una bara. Questo Gesù morì nel 68, quindi evidentemente si salvò da quella che crocifissione di cui stiamo parlando. Allora, il fatto di Simone di Cirene, che poi, diciamo, fu liberato anche lui, non fu crocifisso proprio nessuno, perché lì noi riportiamo un testo preso probabilmente, secondo gli studiosi, dal Vangelo dei Dodici, dalla probabile fonte Culla, è del 36, e quel processo avvenne dopo la morte di Filippo del 34, probabilmente nel 35 il processo a Gesù. Quel Gesù, in un modo o nell'altro, fu liberato dalla crocifissione e fu rivisto, dopodiché scompare dalla storia. Non sappiamo se quel Cristo di cui parla Svetonio fosse veramente lui, arrivò a Roma o andò in India o che cavolo di fine fece, ma noi ce lo siamo ritrovato nel 68, vive Vegeto, e Tito Flavio Giuseppe, sapete che cosa ci racconta prima che fu ucciso? Quella notte sembrava la fine dell'universo, un violentissimo temporale, e ci fu una forte scossa di terremoto poi retrodatato dagli evangelisti durante la morte di Gesù, e quando Gesù spirò ci fu un violentissimo terremoto, e addirittura ci abbiamo il ritorno degli zombie con i morti. Sì, nel 68 un ipotetico Gesù ancora vivo avrebbe avuto almeno 72 anni, perché 73 anni, perché nasce nel 5 avanti Cristo, tanto che i magi, quando vanno a Gerusalemme, incontrano loro l'esercito e partono nelle vie di Gerusalemme. Attenzione, era un'età abbastanza avanzata, e avanzata ancora adesso. Io non me lo immagino nel primo secolo un 73enne che è impegnato nella guerriglia tra le fazioni ebraiche all'interno di Gerusalemme. Qui stiamo parlando di personaggi comunque che vivevano in condizioni agiate, non personaggi del popolo. Però anche Alessandro, molto... tu parli di prove, però noi come facciamo a sapere la validità delle prove da te fornite? Ragazzi, ne abbiamo scritto quasi 1000 pagine tra 4 libri, tra 2 Codex Jesus e i 2 Codex Yahweh, che voglio dire, non... Sì, però... le legge, dopodiché ci viene a confutare queste prove, perché le prove le portiamo, e come? Che Gesù Gamala era Gesù Boeto, che diventò sommo sacerdote. Ma quali sono queste? Da dove arrivano queste prove che hai? Cioè vanno provate, ecco, è questo che voglio. Certo che ne proviamo. Ti invito a leggere i nostri libri, Barbara, così magari ci entriamo anche Massimiliano, ci possiamo entrare in disquisizione in maniera un po' più approfondita, possiamo farci un'altra puntata, perché o qui siamo davanti ad una toppa madonnale, oppure siamo davanti a qualcosa che ribalta completamente la storia e cade il cristianesimo. Qui non si scappa. Il cristianesimo cade anche senza presupporre un'esistenza in vita di Gesù fino al 68. Il cristianesimo cade. Ma se cade la resurrezione, Massimiliano, è fatta. Ma la resurrezione è già caduta, nel senso che questo è stato crocifisso, e come tutte le persone messe in croce è morto e lì è rimasto, insomma. Qui abbiamo questo, tu dici è morto, io ti dico no, non è stato crocifisso, è stato fatto salvare dalla crocifissione. Siamo d'accordo, passaggi dove vengono corrotti i legionari romani, probabilmente anche Pilato prese il suo gruzzoletto, dopodiché fu pensionato e questo fu salvato, non perché aveva santi in paradiso, ma uno perché era un erodiano, e due perché questi erano personaggi pieni di soldi, di così tanti soldi che neanche vi immaginate, perché 72 talenti ad Agrippa è mezza finanziaria di oggi, ragazzi. Questi erano personaggi ricchissimi, non pensate che con quei templi arrivavano poche offerte, perché c'erano queste guerre per aspirare a diventare sommi sacerdoti? Il fine è sempre quello, è il denaro. Bisogna seguire sempre il denaro per trovare la verità. Sull'importanza del controllo del tempio sono assolutamente d'accordo con te, su altre cose
come ti ho già detto, molto meno. Beh, io allora invito tutti quanti a approfondire i nostri studi, a verificarli. Dopodiché siamo disponibili a nuovi confronti dove ci confutate tutte le prove che portiamo. Abbiamo incrociato apocrifi. Ma non si tratta tanto di confutare le prove, secondo me, Alessandro. Comunque, cioè, non si tratta tanto di confutare le prove, perché voglio dire, cioè, se tu vuoi trovare un personaggio e cerchi di ricostruire una storicità, alla fine vai a cercarti, insomma, delle tue prove e poi metti insieme quello che trovi. Ma cioè, quando si fanno queste ricerche così ampie come la tua, che cioè, va un po' oltre cioè, il periodo, diciamo, della nascita del cristianesimo, va anche a guardare molto prima e cerca di collegare anche tutto, cioè in una maniera anche, cerchi di farlo, si vede che cerchi di farlo in maniera molto precisa, però sono talmente tanti le narrazioni che vai a toccare, che cioè, dovresti avere un'infinità di fonti, cioè come fai a ricostruire in maniera sono 15, Barbara, sono 15 anni di studio su questo, abbiamo messo sotto la lente di ingrandimento tutto, vi assicuro, non abbiamo tralasciato niente, tutti i testi copti, tutto. Però siete partiti un po' da dei presupposti discutibili. No, e avete assolutamente. Siete comunque riusciti, capito, a costruire qualcosa, ed è questo che è emblematico, che pur quando i presupposti non sono certi, poi volendo si riescono a fare delle grandi ricostruzioni anche differenti le une dalle altre. Quindi questa secondo me è un'ottima riflessione che ci apre la conversazione di questa sera, che è stata molto interessante e sulla quale dobbiamo sicuramente ritornare per rivedere appunto le questioni di cui parlavamo prima. E quindi, se siete d'accordo, io direi di salutare tutti quanti. Se volete aggiungere due cose al volo, ma proprio al volo, poi io direi veramente di chiudere, perché è già oltre 2 ore. Una domanda a Massimiliano. Re Saul, Re Davide, Salomone erano adoratori di Baal o di Yahweh? Mi vuoi rispondere? Adoravano entrambi, a mio parere. Era un dio minore. A parte che ci dovremmo chiedere poi la reale consistenza storica di questi personaggi, perché ad esempio... Dai, se vi va lo facciamo nella prossima diretta. Sì, certo. Lo allacciamo dai patriarchi. Yahweh era una divinità minore del Pantheon cananita, ma era la divinità etnica di un raggruppamento tribale, pastore guerriero, che diede origine alle due dinastie del regno di Giuda e di Israele. Ne parleremo nella prossima puntata, magari. Va bene, siamo andati anche oltre. Grazie a voi di questa bellissima puntata. Speriamo che ci seguiamo, perché supporto completo. Io purtroppo capisco che è difficilissimo per le persone seguirci quando parliamo di queste genealogie o di queste guerre che pochissime persone conoscono. Quindi io li invito a leggere almeno questi due libri, Re del Re e Il Sosia. So che anche Massimiliano sta scrivendo il libro sul Nuovo Testamento, gli faccio in bocca al lupo. E diciamo l'ideale, siccome tu hai fatto pubblicità, lo faccio anch'io. Allora, questo è il libro sull'Antico Testamento, però credo che per conoscere bene il Nuovo bisogna prima di tutto capire che cos'è accaduto realmente nelle vicende raccontate qua nell'Antico. Quindi leggete anche la Bibbia, una storia inventata, un libro senza Dio né alieni, e poi leggete anche i libri di Alessandro, e quando uscirà, ma credo non prima dell'anno prossimo, perché il lavoro è immane, uscirò anch'io con un libro sul Nuovo Testamento sostanzialmente. Adesso il titolo è in fase di elaborazione. A me piace molto i Vangeli, una storia ricostruita, non tanto inventata, ma vedremo, c'è tempo. Bene, d'accordo allora. Grazie a tutti, grazie Alessandro. Grazie a voi, e a risentirci prossimamente per una nuova puntata sull'Antico Testamento, senza ovviamente alieni, ma con la storia nuda e cruda. Su questo siamo d'accordo.
Va bene. Ciao, buona serata. Ciao a tutti, buona serata. Thank you.